guarda il locale. Locale. Locale italiano, e questo la mia macchina, lunedì devo andare in Italia e la mia macchina è, cioè, è distrutta. Hanno sparato. Guarda, sembra che ci hanno sparato addosso. Ma eravate qua quando si è abbattuto? No, stavamo lavorando, eravamo bloccati in pizzeria con i clienti. Lui è un cliente, che anche lui è qua in moto e non può muoversi. E questa è la situazione. È stata una cosa violentissima. Molto violenta. C'erano delle ragazze, la sua ragazza che è lì. Abbiamo il cane, sempre il suo cane. C'era la sua dipendente, la cameriera, che comunque, cioè, era terrorizzata. Non riusciva a contattare i suoi genitori, è andata via la luce, blackout continui e niente. E dov'è che devi andare in Italia? Io devo andare a Parma, sono 2100 km e lunedì dovevo partire. Domani era l'ultimo giorno di lavoro e adesso devo vedere come sistemare la situazione. Grazie, puoi dirmi nome e cognome? Alessandro Moccero, 30 anni, sono di Palermo, siciliano. Grazie. Però vivo a Parma. Mia macchina. Adesso lunedì proverò a fare, no, però comunque siamo tutti nella stessa barca. Adesso andrò a dormire a casa del mio capo.